Bene, allora, cominciamo a vedere un po' di Scusi, cose. è arrivata la registrazione? Sì, Stavo mandando. ho Ah, fatto ok, tutto. perfetto. Ciao, visto il manoscritto. Adesso condivido lo schermo io e ascoltiamo il lavoro di Marianna. Ah, incidentalmente, vabbè, lo normalizzo un pochetto per avere un po' più di volume. Ok. Mariana, vuoi dire qualcosa a riguardo di questo lavoro? O se no, Non, se vuoi lo magari ascoltiamo e basta. sì, esatto. Poi magari dopo, anche col suo intervento, usciranno delle cose anche da parte mia. Per ora mi Bene, taccio. ok, lo ascoltiamo. Penso che dovreste sentirlo. Lo sentite? Sì. Adesso non si Sì. sente. Ah. Scusa. No, è che oggi scusate, ricominciamo da qua. Finale carino. Bene. Allora, dite prima voi. Le
Leonardo. Allora, mi è piaciuto molto il ritmo di tutta la composizione, poi c'è un suono circa che è parecchio durante tutta la composizione, che credo che sia una Blue Bottle, layerata con qualcosa di interessante che, oh mio Dio, con tanta distorsione sarebbe divina per fare del dubstep. Non lo so perché, ma mi è venuto in mente e mi piace veramente tanto. Prego, Maria, passamelo, te lo chiedo in ginocchio, ne ho bisogno. Però sì, mi piace Marianna ha un tanto. futuro, Mariana. quindi nel mondo del dubstep. Va bene. Vabbè, scusa, ho detto. Vabbè, comunque è molto, molto carino, diciamo. Sheila, siete troppo gentili tra di voi, francamente. Scusate. Riguardo sì, come la caratteristica più sovrasaliente della pasta calia è questo passo continuo che credo è molto presente in questo brano. Le variazioni, ma a volte ha un suono. Questo passo, credo io, è sempre molto ripetitivo, comunque credo che la Pascalia è presente, però potrebbe anche variare pure il passo. Sì. Sì. A me non è piaciuto. Sì, questa caglia mi sembra abbastanza presente, intanto magari verso il basso, però comunque nel complesso ci sta. Forse la parte finale che è carina, non capisco nella pasta caglia dove metterla. A sé, no? Sì, la parte finale è una Perché coda di invenzione, è una coda. diremmo. Sì, sì, No, esatto. Marianna. Sì, cioè avevo comunque si poteva trovare una chiusura che un pochino sfumasse, però al tempo stesso portasse comunque su un altro livello, un pochino da un'altra parte, proprio per staccare, tra virgolette. Sì, diciamo dargli una conclusione, perché Sì, diciamo comunque è molto che sempre la sì. in queste forme barocche è possibile sempre, diciamo, dirazzare dalla forma, cioè non seguirla pedissequamente, come peraltro anche tu lo fai nel tuo finale, Esatto, cioè fai una coda che ovviamente è conclusiva di un discorso. E naturalmente approfondire un po' perché quello che stavo pensando, perché non ho stavo capito, chiesto, scusa. no, approfondire quello che Sì, lei ha pensato, perché non, cioè, naturalmente è importante avere la coscienza del gesto, no? Cioè che all'interno di una forma che è canonicamente prestabilita, cioè, pensate un attimo a tutte le cose che non so, quando andate a fare la spesa al supermercato, vi trovate che, non lo so, certi supermercati cominciano con la frutta, poi c'hanno un'altra cosa, no? Cioè, le cose sono disposte in un certo modo, in maniera che voi nel percorso che fate, e naturalmente sono disposte in un modo per farvi comprare, cioè ci sono teorie e teorie su come si mettono le merci dentro un supermercato. Ora, il punto è che poi, appunto, ci sono supermercati che per una questione di identità e di deviano dalla forma e vogliono assumere un carattere. Adesso dico il supermercato come qualsiasi altra cosa, andate a un concerto e
c'è una sapete che troverete delle sedie, ci sarà un palcoscenico, oppure naturalmente si può fare diverso, cioè il palcoscenico invece di stare davanti sta dietro, che ne so, però questo significa che certe cose si possono fare, certe non si possono fare. Cioè, per esempio, uno spettacolo molto molto visivo, tenere il palcoscenico dietro non è estremamente furba come manovra, o a meno che non abbia un significato. Capite quello che voglio dire? Cioè, si può sempre dirazzare dalla forma, cioè tra l'altro, appunto, se ascoltate un po' di Passacaglia, vedrete che ne combinano di tutti i colori i compositori, ma è perché cioè, sono meccanismi di identità. L'importante è di avere la coscienza del gesto, cioè che non è che uno fa i gesti così un po' a caso, rompendo le regole o così, e senza conseguenze. Ecco, questa è la sostanza della cosa. Allora, adesso devo dire io. Dunque, intanto, Mariana, questo pezzo è troppo lungo, cioè per me poteva finire a 1,50, 1,60, cioè quella seconda ricapitolazione, diciamo tu fai un'esposizione, diciamo, del basso, adesso lo tratto in termini tradizionali, però voglio dire, fai un'esposizione del basso. Allora, incidentalmente, questa è una passacaglia per lo più ritmica, come ha rilevato Leonardo, a lui è piaciuto molto il ritmo. È un filo troppo ridondante, cioè concordo con Sheila che usi troppa ridondanza. Cioè, di nuovo, questa è una cosa che si può fare. Uno può essere particolarmente, diciamo tra virgolette, minimalista in termini variazionali, però vuol dire che le variazioni sono estremamente significative, quindi ci devono essere, magari molto piccole, ma ci devono essere. Capisci quello che voglio dire? Altrimenti. Oh, in tutto questo, per esempio, allora, cioè, se analizziamo un po' cosa succede, succede che tu c'hai sostanzialmente una sostanza non melodica all'inizio, molto ritmica, no? Che però si replica più o meno sempre uguale, e diciamo che fa la base della tua passacaglia. Quando entra una sorgente melodica, dopo che entra, dopo 45 secondi, un minuto, cioè, quindi un minuto è tantissimo in musica, cioè è un tempo stratosferico, e cioè in un minuto hai tutta la possibilità di romperti le scatole, ecco, per essere chiari. Quando entra l'aspetto melodico, questo aspetto è un po' troppo, è un po' troppo semplice, perché è un salto grosso, no? Quindi ci si attende e poi questa cosa viene reiterata più volte in più, capisci? Quindi sostanzialmente il lavoro è molto carino, è molto, diciamo, è molto carino come fattura, si vede che hai buon gusto nel mettere le cose, eccetera, eccetera, però pecca di eccessiva ridondanza, cioè bisogna inventare di più in poche parole. Sì, penso soprattutto perché, come diceva lei prima, dura 3 minuti.
stagione. Beh, certo, nel momento. Beh, allora, il problema è, per esempio, uno come Beethoven passa dal primo tempo di una sinfonia di Haydn che dura 10 minuti, passa a 16, 18 minuti, ma perché c'è una forza inventiva pazzesca Beethoven, Certo, cioè, sì. non riusciva a finire in realtà, non riusciva perché c'era ancora da dire, no? E questo è il problema, cioè non allungava mai il brodo, insomma, per essere schietti. E questo è una cosa che, non voglio dire che, cioè, da Beethoven ci abbiamo tutti da imparare, ma insomma, voglio dire, è una roba che dobbiamo, cioè, vi dovete da una parte sforzare, ma dall'altra parte è anche bello inventare di più, cioè. Se ripetete una cosa, inventare di più non significa accumulare di più, per esempio. Cioè, no? Faccio una voce, la faccio così, poi la seconda volta ci aggiungo una cosa. No, devo cambiare quella cosa lì. Quella cosa lì la seconda volta non deve essere uguale. No? Al tempo stesso non può essere completamente diversa. Va benissimo se è quasi uguale, ma non uguale. Ok? Specialmente se, diciamo, dal punto di vista proprio di contenuto della cosa in sé, cioè l'aspetto tematico della passacaglia, è già molto molto ridondante, allora questa cosa qua va ancora di più tenuta in considerazione. Vedete, questo è un'altra volta mi trovo a dire, appunto, uno deve avere coscienza dei gesti, no? Dei gesti che sono necessari e quelli che sono desiderabili anche, no? Se tu fai una cosa in un certo modo, allora poi sarà meglio che, no, pensi a come puoi far evolvere una certa espressione tematica e così via. No, ma mi ritrovo molto in tutto questo, cioè proprio sia per la passacaglia che per te come persona, quindi proprio non mi risulta tutto abbastanza chiaro e motivato, ecco, soprattutto. Sì, ma come stavo dicendo prima a Leonardo, mentre ci stavamo aspettando, quando vi dico le cose, cioè il punto è, dovremmo sforzarci di andare oltre il mi è piaciuto, non mi è piaciuto, no? Perché mi è piaciuto, non mi è piaciuto non serve molto, voglio dire, sia in generale, anche in un concerto, però sapete, delle volte. Anche siccome è molto faticoso fare un'analisi compiuta, allora delle volte si dice: ah, che bello, mi è piaciuto, ciao, grazie, fine. Che, vabbè, Sì. non serve un granché. Però va bene, cioè, no, non è che dico bisogna essere maleducati, ma insomma, il punto è, ecco, è importante. Insomma, portare degli elementi all'attenzione per dire, questo così non funziona, no? Cioè, ecco, secondo me, questo pezzo a 1,45, giù di lì, a 1,50, poteva concludersi con i materiali che ci sono qui dentro, rimanevano tutti i problemi di cui abbiamo parlato dopo, cioè, in realtà sarebbe stato meglio anche arrivare a 3 minuti, ma con una maggiore invenzione delle cose. Ok? Comunque, Sì. ragazzi, questi sono i vostri primi lavori. Viva Dio, sono contento che siano arrivati adesso. Siamo a gennaio, meno male, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo svezzati. Ecco.
Un'altra cosa, vabbè, dato che questo lavoro è soprattutto, vabbè, forse di questo parlerò dopo, quando parlerò del lavoro di Sheila. Ok, questo va bene così. Io ho in mente un'altra consegna adesso per voi dopo, quindi non, direi che questi lavori vanno, stanno bene così come stanno. Adesso ascoltiamo quello di Sheila. Ah, tra l'altro, potete mandarmeli anche in MP3 o in Ogg Vorbis o come volete, non c'è bisogno di mandarmeli in WAV, perché cioè, quando faremo delle cose super estremamente raffinate, cosa che io non tendo a non fare, magari faremo dei lavori più raffinati anche dal punto di vista del formato. Ok. Ascoltiamo il lavoro di Sheila. Ok. Sì. Ditemi poi se non lo sentite. Allora, Leonardo. Molto, molto concreta, cioè molto strutturata sui primi ideali della scuola francese del concretismo. Bella idea avere la low end settata dai rumori propri dell'acqua e questo contrasto tra low end e high end che viene fatto dallo stesso materiale, che è una proprietà dell'acqua, questo di avere sia delle frequenze molto basse sia delle frequenze molto alte quando c'è appunto l'it della goccia sulla superficie.
Figo, molto interessante come idea. Ho perso un po' il concetto del ritmo, però forse sono io che me lo sono perso perché, boh, non è stata una bellissima settimana quella che è appena passata e non sono riuscito troppo a concentrarmi, però molto passacaglioso. Marianna? Io sto cercando di non essere troppo di parte, nel senso che, cioè, parlavamo del gusto prima, no? Per me l'acqua è un elemento, insomma, molto, che sento molto mio. Ce l'ho anche inserito nella mia passacaglia, quindi sto cercando Ma di un infatti attimo mi andare chiedevo se vi oltre. eravate parlate, te e No. Sheila. Non vi siete No. parlate, avete fatto tutto indipendentemente. Sì, appena ho iniziato l'ascolto ho sorriso proprio istintivamente perché devo dire in generale molto rilassante, mi sono sentita molto trascinata. Diciamo che più che essere appunto trasportata da un ritmo, e in questo mi ritrovo con Leonardo, giusto a un certo punto, forse quasi verso la fine, c'è un qualche cosa che lo accentua di più questo senso del ritmo, cioè Beh sì, certo. Beh, quando anche a metà ci sono queste bolle che fanno tu, sì. no? È molto, insomma, sì, ritmico, dire ritmico è un parolone, c'è una pulsazione, diciamo, mentre invece Sì. all'inizio non c'è. Sì. Sì, però sono comunque riuscita a immaginarmi dall'inizio alla fine, cioè ho sentito una coerenza, cioè non penso che, poi vabbè, questo ce lo dirà Sheila, ma non c'è molta casualità in questo ascolto, non so come dire, Sì, cioè secondo me si capisce. sì, esatto, quindi cioè. Milo. Ah, il pezzo è carino, mi è piaciuto. L'unica cosa, ho perso un po' Appena la. detto che non bisogna dire mi è Ah, piaciuto. vabbè, sì, giusto, giusto, vabbè. Scilla, questo è, lo dico a te. Ho perso soltanto magari in alcuni punti la forma e diciamo proprio il concetto. Forse perché l'acqua è un elemento con dei suoni un po' troppo simili tra loro, quindi a un certo punto non ho capito bene l'andatura del pezzo. Mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto, penso che l'inizio e la fine siano quelli più Beh, decisi lei come forma. ricapitola alla fine, fa proprio una Sì, ricapitolazione classica, proprio. esatto. Classica, molto classica, quindi è solo la parte centrale che mi ci sono un po' Ecco, perso. ma mi aggancia a questa cosa, cioè il punto è che anche qui, questa è una questione di gesti, cioè Sheila ha scelto di fare questa cosa con un materiale che adesso uso un termine che è estremamente rumoroso, nel senso che è un materiale che non ha un suo pitch Esatto. definito, un'altezza definita, ma piuttosto ha una serie, diciamo, anche casuale, aleatoria di frequenze adesso non lo so, ce lo dirà lei come l'ha fatto, ma ha montato una serie di gesti insieme per costituire, diciamo, quella che è l'esposizione tematica di base della passacaglia. Il problema di questa cosa qui è che questo diciamo, rende difficile l'ascolto, non rende difficile l'ascolto così in generale, ma rende difficile l'ascolto della forma. Non so Sheila, cioè il problema grosso è che tu fai sostanzialmente, c'è un'esposizione, poi c'è una ricapitolazione sostanzialmente identica, salvo diciamo un po' aumentata. E poi quando entra dell'altro materiale,
In realtà lì ci si perde, cioè si perde la forma, cioè forse una soluzione potrebbe essere quella di mantenere comunque il materiale iniziale, sovrapporlo a questa, diciamo, all'entrata delle bolle, per dire. Adesso io le chiamo le bolle, ma non so se sono bolle, sembra come dell'acqua che va giù per un tubo e fa, sapete, fa uscire l'aria che c'è dentro e fa questo blu, blu, no? Ecco, diciamo pure questo, la parte, diciamo, da 50 secondi fino alla ricapitolazione, allora, non è perfettamente godibile come cosa, però rispetto, diciamo, al piano che ci eravamo fatti, si perde l'aspetto della passacaglia, secondo me. Cioè, io non riesco a seguirlo. E poi c'è una ricapitolazione. Nel caso, ecco, la cosa che volevo dire, che vale anche per Marianna e anche per Milo, mi pare, e anche per Leonardo, è che avete usato la stereofonia quando vi avevo chiesto di non usarla. Allora, il punto è che nel caso, per esempio, di Sheila, lei la usa proprio attivamente la stereofonia. Ci sono dei suoni che stanno da una parte e gli altri suoni che stanno dall'altra. Ora, vi avevo diciamo, chiesto di non usarla perché anche questa cosa è una cosa che va in qualche modo, è un gesto musicale, no? È una scelta che fate. Allora, siccome generalmente la stereofonia si usa così, è una cosa sulla quale poi faremo un lavoro apposito, cioè i suoni generalmente si collocano nello spazio, e siccome quando si ascolta in cuffia o con gli auricolari, eccetera, eccetera, si collocano in uno spazio stereofonico, e la collocazione ha una sua composizione, cioè si compone con la collocazione, cioè si collocano nello spazio, li si sposta, cioè ha una sua, diciamo che lo spazio ha una sua drammaturgia, cioè è un po' come se lavorate con un regista teatrale, vedrete che spende le ore con gli attori a vedere chi entra, da dove, come entra, cosa fa, quali sono i passi che fa, i gesti che fa, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che dobbiamo acquisire anche noi con l'uso della stereofonia oppure del posizionamento spaziale o quello che volete. Cioè, ecco, noi perché non andremo mai più in conservatorio, ma in conservatorio c'è una cupola di 24 altoparlanti e c'è da divertirsi con quel tipo di... Però appunto, se uno non fa dei ragionamenti sul posizionamento spaziale, alla fine si finisce per fare così degli effetti che non hanno un senso musicale molto, molto netto, chiaro e deliberato. Vabbè, comunque, al di là di questo, anche per Sheila, complimenti. E sono contento che siamo arrivati a questo risultato. Adesso c'è il lavoro di Milo, che Milo ha riveduto il suo lavoro in base alle indicazioni Eh sì, posso dire che non è stato per niente facile, è stata la cosa più difficile, ancora più difficile fare il pezzo è stato rivederlo e cercare di migliorarlo. Beh, ma
Posso dire che la cosa non mi stupisce. Sì. Ecco, però aspetta un attimo perché non ce l'ho. Ah, sì. L'ho mandato su Ce l'ho, ce Slack. l'ho. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Sì, il pezzo è come vedi, c'è una serie di distorsioni notevoli. Non so. Strano però. Boh, sarà. Vabbè, comunque va bene. In realtà non si percepiscono troppo. No, scusa, scusa, no, non sono partito dall'inizio, scusatemi. Questo è quello nuovo, sì, quello nuovo. Sì. Salve, scusi, potrebbe registrare il rumore del suo cane che abbaia? Grazie. Dunque, devo dire che mi sembra che quello che ho fatto è che ti ho intimidito nell'uso degli effetti, del rumore del palo, il cane che abbaia, Sì, un eccetera, po' sì. eccetera. Cioè, Sì. sono molto più sottili e questo, secondo me, Non è una migliora cosa perché. negativa, infatti. No, in qualche modo cioè, stancano meno, cioè sono meno ridondanti ed evidenti. Sì. E anche questo, secondo me, potrebbe
potrebbe essere molto più corto il pezzo, Sì, forse potrebbe lo so, lo so. essere, cioè potrebbe essere 1,50, 1,55, diciamo. Perché qui forse ho sbagliato, ho seguito più la partitura proprio della Passacaglia di Biagio Marini, cioè proprio la prima parte con il ritornello. Poi ho fatto una stesura Bisogna con stare i attenti bassi. perché, Esatto, sì. nelle forme barocche sono molto le forme barocche cioè erano fatte per altra gente, non per Sì, noi. esatto. Erano Esatto. fatte per i principi che avevano il problema di passare il tempo. Noi non abbiamo questo problema, abbiamo un problema contrario. E non vuol dire che dobbiamo essere per forza. Perché per esempio se prendete Nono, i lavori di Luigi Nono sono proprio molto molto critici nel confronto dell'uso del tempo che noi facciamo perché aveva questa critica del consumare il tempo. Per noi il tempo deve, cioè noi siamo tutti figli di Indiana Jones, cioè i film di Indiana Jones sono quelli che deve sempre succedere qualcosa, deve sempre. E naturalmente questo è un po' problematico come. Anche qui bisogna, cioè appunto, Nono faceva delle cose che erano molto molto lunghe, molto molto laboriose ed elaborate, però riusciva a tenere l'attenzione del pubblico. Dico riusciva a tenere l'attenzione del pubblico con un po' di dubbi, perché doveva essere un pubblico molto molto educato e pronto alla musica contemporanea, a questo tipo di problematiche, perché in linea generale cioè, sì, c'era tantissima gente che non reggeva, quindi voglio dire, anche qui si tratta di un problema di saper leggere l'educazione delle persone, saperle anche tirar su con l'attenzione, saper suscitare le loro attenzioni. Diciamo che per il momento noi non abbiamo questo tipo di problemi, lo lasciamo tra un po'. Non vi avevo chiesto di fare un lavoro con una durata definita, per cui avevate la scelta, ma la scelta significa anche che dovete mettervi una mano sulla coscienza e dire: ok, ce la faccio a arrivare fino a 3 minuti. 3 minuti sono parecchi, non sono tantissimi, ma sono, no? No, sì, no, perché il Toto mi ha detto che era un po' troppo corto, quindi forse l'ho preso un po' troppo alla lettera e quindi l'ho allungato. Non me lo Però boh, ricordo, c'è quello tanto. dell'altra volta non mi sembrava. No, oddio, è possibile che l'ho detto, che l'abbia No, detto, sì. sì. No, se no non l'avrei allungato così tanto, perché comunque, cioè, l'ho allungato con una forma e con quello ho pensato, però comunque l'avrei allungato molto di meno. Ho detto, ma un minuto e mezzo forse era troppo poco, facciamo intorno ai 3 minuti, perché ho visto pure Adesso, il pezzo cioè il di Leonardo. problema è che anche qui per allungare un lavoro bisogna svilupparlo, Sì. Sì, bisogna trovare delle soluzioni per allungarlo, non basta rimettere, no, more of the same. no, no, ma infatti è quello che poi ho fatto, cioè ho fatto praticamente lo stesso lavoro dell'altra volta, l'ho un po' modificato. Poi ho aggiunto come seconda parte praticamente soltanto il basso della corsa e Sì, pochi altri questo suoni. si nota abbastanza e devo dire, sì, è interessante come.
è come se fosse l'evoluzione, la struttura, e anche lì poi l'ho ritornellato e poi ho messo la coda che riprende tutto l'inizio con la cadenza Riccardo. Fatto proprio così. Quindi alla fine questa era la mia idea, poi forse non si sente molto bene, poi anche con tutto il soundscape è forse un po' troppo alto, poi alla fine è quello che distorce. Quindi, però Beh, comunque il questa era la mia idea. soundscape è carino, ma il problema è che dà un po' troppe occasioni di ridondanza, cioè Esatto, disperde pure un po' l'orecchio, secondo me. sì, va bene. Sì, ma non era voluto comunque, quello non era voluto, purtroppo era uscito dalla registrazione e quindi. Lo so, ma anche lì bisogna in qualche modo lavorare. Sì, lo so. Allora, dato che siete stati così bravi, ho pensato alla prossima consegna che vorrei discutere con voi. Allora, stavolta allora facciamo una cosa molto più difficile. Adesso il prossimo lavoro lo fate di sole sinusoidi. Cioè, quello che potete usare sono sinusoidi. È molto più difficile perché le sinusoidi non perdonano, sono terribili, però così potete sviluppare diciamo, la vostra inventiva, cioè cosa si può fare con delle sinusoidi, ok? Allora, vi dico intanto l'elenco delle restrizioni, prendete nota anche se diciamo che potete aspettate che sto cercando una cosa potete leggerle poi dopo sul sito solito, vi manderò il link. Allora, le restrizioni sono che è mono, questo prossimo lavoro è monofonico, potete usare solo suoni sinusoidali non potete usare il sistema convenzionale di accordatura, cioè sia l'accordatura temperata, sia 12 note su scale naturali, su scale pitagoriche, su quello che vi pare. Non si può. Quindi non potete usare la relazione di ottava, non potete usare le 12 note, ma il problema è che vi dovete fare ciascuno il suo sistema di segmentazione frequenziale. Poi adesso parleremo di questo nella lezione, quindi vedremo come si può fare. E dovete in qualche modo capire quali sono nel vostro sistema i meccanismi di tensione e distensione e i meccanismi di risoluzione della tensione. Ok? Cioè che Maestro, è. Sì, prego. posso fare una domanda? Posso registrarla con il theremin? Sì. Sì, mi piacerebbe che appunto. Sì, ok. Diciamo di sì. Adesso non ho finito Ok, la questione va bene, scusi. della consegna. Allora, per quanto riguarda la forma, pensavo ancora una forma barocca, pensavo a un canone a tre voci, ok? Quindi dovete avere tre voci sostanzialmente, e deve essere un canone rigoroso, cioè quello che si chiama strict, cioè un canone rigoroso, sono tre voci a imitazione diretta, ok?
cioè niente inversioni. Sapete che cos'è un canone? Sì, certo. Quindi niente inversioni, niente voci libere, o perlomeno almeno nell'esposizione, poi potete, cioè, però ecco, sappiate che appunto quello è un gesto un po' borderline, almeno per questa consegna. E invece diciamo, la parte, le cose ammesse sono le aumentazioni, le diminuzioni e le pause di voce, cioè potete interrompere una voce e poi riprenderla. Il canone deve avere un suo sviluppo formale, canonico appunto, e poi trovare, deve avere una coda, con una soluzione. Okay? Non c'è bisogno che andate molto in là con i tempi, però seguite questa cosa. Allora, il punto qual è? È che queste sono le restrizioni, sono quello che dovete seguire come regole. In compenso avete la massima libertà di scelta nella scelta delle frequenze, okay? Nell'elaborazione ritmica, cioè ecco una cosa che per esempio non avete usato per niente fino adesso, sono accelerandi e decelerandi. Sono variazioni ritmiche, sì, variazioni ritmiche nel senso di elaborazioni ritmiche su una ritmica data. E l'altra cosa sulla quale avete massima libertà di scelta è l'elaborazione agogica, cioè le durate, gli inviluppi e così via. Cioè tutta l'invenzione è qui, in questa. In questo in questa panorama, cioè il che significa per esempio che le note non è detto che siano note fisse, no? Per esempio possono muoversi proprio all'interno della nota, potete fare delle modulazioni, spostarle, vibrarle, tremolarle, fare appoggiature, abbellimenti, tutto quello che vi pare, ok? Però con sinusoidi, esclusivamente con sinusoidi. Cosa ne dite? Si può fare? Sì, ma quindi neanche effetti? Ok. No, effetti proprio no. Niente riverbero, mi dispiace, siamo a dieta. No, più che riverbero stavo pensando a distorsione, però. No, scusa, sinusoidi, se fai sinusoidi è la cosa proprio meno distorta di questo mondo. Voglio che vi concentriate su alcuni aspetti e non su altri. Capite? Adesso abbiamo fatto un bagno di timbro e va bene. Adesso facciamo un bagno di altre cose. Quindi il timbro non esiste qui. Okay, il che non significa, non è vero, perché poi tutto quanto è timbro, anche un'elaborazione ritmica, anche un'elaborazione agogica sono timbro, però lo potete fare solo con quello. Ok? Ci sono domande rispetto a questa consegna? Sul programmi sarà C-Sound, da farlo in C-Sound, Lo potete sia... fare come vi pare, però Ok. certo per un lavoro del genere sembrerebbe, C-Sound sembrerebbe la cosa giusta, ma lo potete fare come volete, non è che Ok. Ok. non vi sto da questo punto di Una vista. domanda, Sì.
Scusi se interrompo, ma possiamo automatizzare gli oscillatori delle sinusoidi? Cioè, se vogliamo creare dei particolari restringimenti per creare tipo degli effetti di growl, degli effetti di plucking della sinusoide, si può fare? Certo che tu c'hai un linguaggio, Leonardo, che mi mette in crisi. Non so che cosa sono gli effetti di growl e gli effetti di plucking, ma Quando se sono le quello sinusoidi che si io dico stringono, esatto. l'elaborazione agogica, Possibile, sì. certo, lo potete fare. Cioè, se per esempio intendi dire che se puoi applicare un inviluppo alla sinusoide in maniera che Esatto. appunto faccia tipo un suono percussivo, no? Il growl non saprei perché mi sa tanto di distorsione questa roba. No, vabbè, quando porti le due ende della sinusoide a clippare, quindi sì, un po' si distorce, però. Allora stai usando la distorsione, cioè porti a clippare, diventa un'onda quadra, non è più una sinusoide. Ok, Non si può va fare, vietato. Beh, in compenso, appunto, puoi muovere le frequenze, puoi fare. Il problema è questo, è che appunto come si fanno queste cose? Beh, se le fate in C-Sound le dovete modulare, no? Dovete fare degli oscillatori che modulano leggermente la frequenza dell'oscillatore che suona e così via. Quindi, ecco, questo è una cosa che potete fare. Ci sono altre domande? Non credo. Sheila Marianne, No. tutto chiaro? Sì, Sì, tutto chiaro. sì, sì, sì. Ok, bene. Dunque, allora, questa cosa qua l'articoleremo in questo modo. La prossima settimana, cioè, siccome questo è un lavoro, vedrete, è molto più difficile di quello che abbiamo fatto. Vi lascio 2 settimane per farlo, però mi piacerebbe che la prossima settimana, entro sabato, entro le 12 di sabato, mi mandiate un piano, almeno un piano di quello che intendete fare. Cioè un qualcosa, un progetto di quello che intendete fare. E magari l'avete già cominciato a sviluppare, ovviamente. Cioè, Ok. quindi noi iniziamo a lavorare in vista della consegna che sarà non questo sabato, quello prossimo, e nel frattempo questo sabato le mandiamo intanto quello che abbiamo Allora, iniziato. il Questo punto è intendi? questo, che Ok. secondo me un lavoro del genere, per farlo bene, dovete in qualche modo elaborare un progetto. Allora, di solito in musica i progetti si chiamano partiture, ma diciamo che facciamo sì. Una partitura è un progetto steso nel tempo. Potreste anche fare, allora io intendo fare questo, qui succede questo, qua l'esposizione tematica della prima voce, eccetera, eccetera, fa questo, il sistema di intonazione, di accordatura che intendo usare è questo e così via. Ok? Cioè, la Perfetto. prima settimana, perché guardate che non, appunto, voi potete anche cominciare a lavorare da subito, ma senza un piano delle cose da fare, un lavoro del genere non lo fate. Non viene fuori, capite? Anche perché dovete appunto elaborare un sistema di note diverso dal solito. Quindi dovete
dovete fare degli esperimenti, per esempio, su nel vostro sistema quali sono quali sono le polarità, le tensioni, le distensioni. Oggi, se volete, vi faccio vedere un po' come si elaborano questi sistemi. Sì. Sì. Ok. Bene, se è tutto chiaro per la consegna. Sì, quindi a sabato prossimo mi aspetto di avere il vostro piano. Il vostro piano ci potreste mettere anche un paio di giorni adesso a svilupparlo. Se vi mettete a lavorare, lo fate, lo fate abbastanza in fretta. Ma altrimenti, comunque per sabato ce lo dovete avere, se no non ce la fate a elaborare il brano per il sabato seguente. Ok? Mi raccomando, ragazzi, guardate, io non ci posso fare niente. Il corso di composizione musicale elettroacustica è un corso da 18 crediti e vi posso dire che, nonostante io sia completamente in disaccordo con il fatto che ci possano essere corsi da così tanti crediti, però devo ammettere che li vali tutti, nel senso che ci sono tante tante cose da fare, e queste cose da fare si riescono a fare, sono proporzionali a seconda di quanto ci lavorate, no? C'è? Ci sono andato. Upsa, è saltata la connessione. Tutto. Che è successo? No, si è andata giù a prendere il caffè? Ma che tipo? What's the problem here? Perché è andato giù tutto? Maledizione, sto pure registrando. Dunque, dov'è che ci siamo persi? Ci siete? Sì, credo era come fare questo campo frequenziale, mi sembra. Ok, Sì, che appunto abbiamo visto queste cose insieme adesso. sì, ok. Allora, vediamo. Allora, il punto qual è? Che generalmente con la musica si danno per scontate una serie di cose. Una delle cose che si dà per scontata è la segmentazione dello spazio delle frequenze, no? Questa segmentazione è una cosa che ha una derivazione storica, ha una sua storia, la studierete, potete studiarla, del perché le note sono disposte in questo modo e così via, ma non è, questo è, se volete, tutto un aspetto culturale, non è un aspetto naturale, anche se ci sono numerose riferimenti naturali. Per esempio, la relazione d'ottava è una relazione che è innata. Se volete, vi faccio. Perché la relazione d'ottava è una relazione speciale, è quando due cicli, un ciclo di un'onda entra due volte in un'altra, nel ciclo di un'altra onda. Allora, aspettate che adesso condivido schermo e vediamo un po' di cose.
uso questo linguaggio che si chiama Octave, condivido il mio schermo. Lo vedete il terminale? Allora, se io adesso qui su Octave faccio un'asse dei tempi. La frequenza 1 è 1 e faccio y1 seno di 2 per pi greco per frequenza 1 per il tempo. Non so se si vedrà il plot, vediamo un po'. Io faccio plot di t e y1. Voi lo vedete? No, mi sa di no, vero? Lo vedete il plot? No, Non vediamo il riuscite terminale. Vediamo se riesco a terminare. Adesso lo vedete il plot. Ok, boh, perché c'è tutta sta cosa. No, ma non è questo il terminale che volevo vedere, era questo. Questo, ok. Ok, se io adesso faccio una seconda onda, y2, che è il doppio di questa frequenza, quindi 2 per 2 per questo, e plottiamo tutte e due. Boh, adesso non so se lo vedete, ma c'è un'onda che sta a... aspettate, possiamo farlo in maniera più... facciamo un plot, lo facciamo subplot. Facciamo un primo plot che è questo, che è la prima frequenza t virgola y1, e questo è 1. Facciamo nel secondo plot, ok, facciamo la seconda frequenza. Oh, beh, se ci fate caso, no, la relazione d'ottava è proprio questo, cioè in un ciclo di questa sinusoide, no, ne entrano due di questa ed entrano esattamente, precisamente, cioè sono precisamente
Questo è per questo che per noi la relazione d'ottava è quasi un'identità, cioè le chiamiamo con lo stesso nome le note, perché per noi sono la stessa altezza. Ora, questa cosa qua, per esempio, si ritrova anche in altri sistemi, cioè quando sapete che un'ottava e una quinta naturale rientrano 3 volte, cioè l'onda più acuta rientra 3 volte all'interno della sinusoide più grave. Quindi non è soltanto la relazione d'ottava a fare questo tipo di punto notevole, vogliamo dire, delle frequenze, ma anche tutti i multipli, no? Tutte le frequenze multiple, che guarda caso sono quelle che poi compongono la serie armonica delle frequenze, che generalmente si ritrova con ampiezze diverse negli strumenti musicali, ed è per questo che, diciamo, le note comunemente, per esempio della scala temperata, sono note che generalmente sono derivate dalla sequenza degli armonici. Ora, ci stanno delle deviazioni da questa regola che sono legate al fatto che a un certo punto i compositori volevano riuscire a fare di più col sistema con la segmentazione che avevano, e nel 500, 600, adesso non mi ricordo più di quando è Athanasius Kircher, appunto inventarono il temperamento equabile, cioè il temperamento equabile permette a tutte le note di avere una frequenza definita che è uguale in qualsiasi sistema si voglia, qualsiasi sia il sistema che si voglia adottare. Ora, voi sapete come funziona il temperamento equabile? Pronto? Allora, facciamo un breve ripasso di come funzionano queste cose. Allora, abbiamo detto che prendiamo il Do. Il Do è 261,6. Bisogna prendere un punto di partenza. Ah no, beh, sì, non si può scrivere Do perché è un'istruzione. Allora, scriviamolo così. Ok. Il Do è 261,6, va bene? Allora, adesso. Questo è il Do centrale. Se voglio il Do dell'ottava sopra, cosa faccio? Moltiplicare per due, no? Questo è il Do dell'ottava sopra. Infatti è il Do dell'ottava sopra. Se volete il Do di 2 ottave sopra, moltiplicate per 2 per 2, no? Per 4. Questo è il Do ancora dell'ottava. E va bene, fin qua tutto bene. Adesso, se io moltiplico per 3 invece che per 2, che cosa ottengo? La quinta. Ottengo la quinta che però sta all'ottava sopra, no? Cioè, il Do è sempre questo, no? È il Do centrale. Quindi non ottengo la quinta che sta all'ottava, cioè che sta immediatamente sopra il Do centrale, ma ottengo la quinta che sta cioè ottengo un'ottava e una quinta, no? Quindi cosa devo fare per avere la quinta che sta immediatamente sopra il Do centrale? Per 1,5. Devo dividere per 2, no? Devo dividere per 2, cioè per 3 mezzi, perché la devo tirar giù di un'ottava.
Ok, quindi questa è la... per 1,5. Sì, certo. Però diciamo che così si capisce meglio, nel senso che ho moltiplicato per 3. No, 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 ma c'hai ragione. Ok, adesso se moltiplico per 4 lo sappiamo cosa otteniamo. Adesso se moltiplico per 5, che cosa ottengo? Se moltiplico per 5 ottengo 2 ottave e una terza maggiore. Ok? Quindi ottengo il Mi rispetto al Do, ottengo il Mi di 2 ottave sopra. Se voglio il Mi invece che sta immediatamente sopra il Do, cosa devo fare? Per 5 diviso 4. Devo dividere per 4 perché devo scendere di 2 ottave. È tutto chiaro? Se non mi seguite, ditemelo. Questa è roba proprio ABC. Marianna, ci sei? Sì. Ecco, quindi il Mi immediatamente sopra è 327 rispetto al Do che è 261,6, no? Ok? Adesso il 6 che cosa sarà? Se io moltiplico per 6, Il il 6, se moltiplico per 6 sarà ancora la quinta? sarà la quinta dell'ottava ancora sopra, no? Sì. Cioè, perché è 3 per 2, d'accordo? Quindi, e se moltiplico per 7? Terza minore. Sarà la terza minore della quinta, per cui sarà in realtà la Settima minore. settima. Settima minore, cioè settima di dominante, diciamo. Ed è per questo che la settima di dominante è così forte, perché è molto bassa nella serie delle... Questa è la serie degli armonici, stiamo facendo, no? Ok? E se... vabbè, per 8 cosa ottengo? L'ottava di Do, Ancora per un'altra esempio. ottava. 9. Cioè la quinta superiore superiore. È la quinta della quinta perché è 3 per 3 è 3 per 3, Eh sì. no? Quindi è la quinta della quinta. E questa è la, cos'è la quinta della quinta? Se la quinta è Sol, La la quinta seconda. sopra la quinta è la La seconda terza. della La quinta. seconda. La Ok? seconda maggiore della... Sì, e quindi la seconda è 9 ottavi. Ok? Vedete che escono fuori tutte le note che sono diciamo, le principali. Adesso se andiamo ancora avanti, 10 è ovviamente l'ottava della terza, no? È 5 per 2, no? E qui viene il bello, viene l'11, l'11 è... L'11 è la quarta aumentata della, cioè è diciamo il Fa diesis, naturalmente lo dobbiamo tirare giù di 2 ottave per avere la quarta aumentata. Ok? Poi il 12 naturalmente sarà un multiplo della quinta. No? Il 13 è una sesta minore. Ok? Poi
Qua comincia a essere il 14 è 7 per 2, no? E quindi abbiamo una settima minore. Il 15 è una settima maggiore e 16 è di nuovo l'ottava, no? Quindi potremmo fare la scala. La scala è fatta così. La scala è il Do, poi il Do per no, 9 ottavi. Vabbè, non è proprio cromatica questa scala, d'accordo? Però diciamo che tanto per darci un'idea, il Do, il Re, poi il Mi è 5 quarti, no? Il Fa non ce l'abbiamo ancora, ma abbiamo il Fa diesis, 11 ottavi, no? Il Sol è 3 mezzi, La non ce l'abbiamo, il La ci abbiamo 13 ottavi, cioè è un La bemolle, molto stonato tra l'altro, il Si bemolle ci abbiamo, che è 7 quarti. Poi abbiamo il Si naturale, che è abbiamo 15 ottavi, e basta. Queste sono le prime note che escono fuori con una scala naturale. Ok. Ora, qual è il problema di questa scala? Diciamo, queste appunto escono fuori con la moltiplicazione della nota di base per rapporti semplici. Questi sono rapporti relativamente semplici. 15 ottavi, 13 ottavi non sono semplicissimi, ma insomma sono abbastanza semplici. Perché poi si può continuare ad andare in alto e lì compaiono anche il Re bemolle, il La naturale, eccetera, eccetera. Oppure il Fa, il La compaiono con un altro tipo di rapporti. Per esempio, se io faccio Do per 4 terzi, questo mi dà il Fa, perché in realtà cioè se io moltiplico la base per 3 ottengo il Sol, se io moltiplico la base per 4 ottengo il Do, e quindi è l'intervallo che c'è tra Sol e il Do, no? Che è una quarta, appunto. Ok? Il problema grosso è che se guardate la questione, il problema grosso che c'è qui è che se io parto da un'altra nota, mettiamo conto, parto dalla 440 e faccio la stessa scala, le note dell'A non si sovrapporranno con le note del Do, non sono le stesse frequenze. Cioè faccio la stessa operazione, potete provare a farlo. Ok, facciamo l'altra nota è La 440, ok? Allora qua ci dovrebbero essere delle note che sono uguali, oppure se volete possiamo prendere La all'ottava sotto, così vediamo bene come si incastrano, e facciamo scala di La. Ci dovrebbe essere il Mi, per esempio, che si incrocia col Mi del Do, è vero? Adesso se io modifico tutta questa faccenda, faccio la scala di La e ci metto tutti La, questo è La
questo è il do diesis. Questo è il re diesis e questo dovrebbe essere il mi, no? Ok, allora guardiamo, questo è la si, do diesis. Allora, intanto questo si, vabbè, no, qua non siamo dentro, la si, do diesis, re diesis, mi. Il mi sta a 3,30, no? Contro 3,27 della scala di do. Ok? Questo è il mi della scala di do. È la stessa nota, è sempre un mi. Però qui è 3,27, qui è 3,30. 3 hertz sono tanti. Non sono poca roba. No? E così via. Quindi ancora di più il sol, questo dovrebbe essere il sol qui è a 3,85 e qui è a 3,92. Vedete? Questo era il problema delle scale naturali, era il problema che avevano i compositori, diciamo, pre-temperamento. Questo non permetteva loro di modulare, perché modulando improvvisamente si scordava tutto il sistema. Vi è chiaro questa cosa? L'avevate mai vista? Vi era chiara prima anche? Fatemi sapere, perché voglio dire, io vi spiego delle cose, ma magari già le sapete. Sì, è chiaro. Io personalmente bisogna approfondire di più, con più calma, e anche ascoltare diversi temperamenti. Beh, questo è un non temperato. Cioè, questi qua sono gli intervalli che escono fuori da, vedete, da relazioni, da rapporti numerici naturali, diciamo. Li abbiamo ricavata facendo moltiplicazioni e divisioni. Ok? Quindi qua non siamo nel temperamento. Allora, il problema che c'era pre-temperamento era quello di dire facciamo una cioè come fare a fare una scala, cioè anche semplicemente per costruire le tastiere, no? Costruire una tastiera, la nota deve stare sempre nello stesso posto, né? Non è che se parto da una nota c'ho un certo tipo di intonazione e se parto da un'altra devo cambiare intonazione, se no è un casino. E soprattutto l'armonia a quel punto non poteva modulare, perché non poteva cambiare punto di partenza. Ok? Questo era il grosso problema che avevano le scale naturali. Naturalmente le scale si possono costruire anche in un altro modo. Per esempio, la scala pitagorica si costruisce col giro delle quinte, cioè si fa appunto, se vogliamo, si fa la quinta, poi la quinta della quinta, poi la quinta della quinta della quinta, poi la quinta della quinta, e poi si ridivide per due ogni volta che bisogna ritornare indietro di un'ottava, e si ottengono altre frequenze ancora. Ok? Sono vicine ma non vicinissime. Ok? Quindi questi sono tutti sistemi di intonazione. Ditemi che capite oppure che non capite quello che sto dicendo. Perché non vi vedo e non vi sento. Anche io. Sì, ho capito, è abbastanza chiaro. Ok, bene. A posto. Allora, adesso per esempio se li plottassimo come punti, no? Potremmo, aspettate, fatemi mettere, quante sono? Sono 2, 4, 6, 8.
Allora facciamo x che va da x che va da 1 a 8 e poi facciamo plot di x con la scala naturale in do. Ah no, così non si può fare. Aspettate. Devo fare x che va da 1 a 8, però questo è il do diesis, quindi devo fare 2 in più, 10, con però il plot di x da 1 a 8 e la scala di là. E il x da 3 a 10 con la scala di do. Adesso se la guardiamo, dovevo fare il clear di tutto. Aspetta, no, quello lo facciamo con gli asterischi, in maniera che vediamo dove stanno le, oppure lo facciamo con le righette, facciamo con le croci, così vediamo dove stanno le intonazioni. Ecco, vedete, questo è La, no? È la prima nota della scala di La. Questo è La, questo è il Si, questo è il Do diesis in blu e Do naturale, no? In rosso. Questo è Re diesis e questo è il Re naturale. Ecco, qua per esempio, qua ci dovrebbe essere il Mi, no? E vedete che non, questo dovrebbe essere esatto. Queste sono note diverse effettivamente, ma queste qua dovrebbe essere la stessa nota e non c'è niente da fare, non lo sono. Questa nota qua è il Fa diesis, no? Che non sono allineate, vedete? E il Sol peggio che peggio. Il Sol è quasi un semitono, qui siamo più in alto, per cui lo spazio è di più, no? Ed è terribile, cioè questa roba qua, questo è un La bemolle, quindi non, no, scusatemi, questo è un Sol diesis e questo è un La bemolle, sono proprio completamente fuori, ok? No, quello rosso sopra è un Sol diesis, quello sotto è un La bemolle. No, scusatemi, il contrario. Quello sopra è un La bemolle, quello sotto è un Sol diesis, e nonostante questo stanno molto distanti tra loro. Ok? E vedete che hanno proprio due inclinazioni diverse, quindi non possono coincidere. Ok? Questo è il problema che avevano, diciamo, pre scala temperata, pre Bach, diciamo, Buxtehude, questa gente qui. E allora, come ha fatto Athanasius Kircher? Athanasius Kircher si è pensato un altro sistema. L'altro sistema è fatto così. Ogni nota rispetto alla base è una potenza di 2, piuttosto sofisticata, cioè è una potenza di una è una frazione di potenza di 2, no?
E così si costruisce proprio la scala, se vogliamo, temperata. Adesso rifacciamo le stesse frequenze in scala temperata. Quindi abbiamo il Do, che è la base, poi 294 è il Re, quindi facciamo scala temperata. È uguale, allora il Do è il Do, il Re è il Do moltiplicato per 2 elevato a 2 sesti, 2 dodicesimi, cioè un sesto, scriviamo proprio 2 dodicesimi. Il Mi è il Do elevato a 2, moltiplicato per 2 elevato a 4 dodicesimi, cioè sono 4 semitoni, no? Quindi 4 dodicesimi. Il Fa diesis è il Do per 2 elevato a 6 dodicesimi, quindi un mezzo. Ok? Il Sol è Do moltiplicato per 2 elevato a 7 dodicesimi, no? Sono 7 semitoni, e cosa c'avevamo qua? Il La bemolle, 8 dodicesimi. 2 elevato a 8 dodicesimi, e poi ci avevamo il Si bemolle, 2 per 2 elevato a 10 dodicesimi, e infine il Si naturale. Queste sono le stesse note, poi naturalmente nello stesso modo si possono ricavare anche gli intervalli rimanenti, eh. Ecco, e questa è la scala temperata. Queste sono le note risultanti. Adesso se plottiamo questa, mettiamo la scala naturale versus la scala temperata, quindi qua facciamo una 8 e sempre con scala tempo. Ecco, vedete che anche qui le cose non collimano. Adesso questa non si vede bene, facciamo andare un po' di più. Facciamo l'axis, diciamo che axis vada da 0 a 10, in maniera che le vediamo bene. Vedete che questo è il Do, e il Do collima perfettamente, ovviamente. Questo è il Re, e vedete che già si discosta, no? Però vedete che in qualche modo la scala naturale, cioè la scala temperata, è in mezzo alla scala naturale, delle volte un po' più su, delle volte un po' più giù, ok? E in qualche modo collima. Vedete che nemmeno la quinta, che è questa nota qua, torna proprio precisamente. E soprattutto la cosa più grave è questo dovrebbe essere la stessa nota, Fa diesis, invece qua è chiaramente diversa, e appunto questa corrisponde a dire che il Fa diesis e il Sol bemolle in una scala naturale non coincidono per niente, ok? Mentre invece in una scala temperata coincidono. E io posso far partire la scala da qualsiasi punto della scala, in questo modo riesco
sempre ad avere le stesse frequenze. Ok? Mi seguite? Ok. Allora, facciamo una cosa, vi faccio un disegnino, purtroppo qui non ho la tablet oggi, ma posso provare a farlo lo stesso. Sarà un po' meno bello. Così non riesco proprio a scrivere. Vabbè, proviamo. Allora, non mi fate scrivere troppo, adesso no, aspetta. Il colore, pigliamo un colore decente, se io scrivo naturalmente non succede niente, no. Quindi qua la scala, Dio santo, sto scrivendo col pad, quindi sembra la scrittura di un... Ok, no, ma il problema è che è la scala naturale. Base, è la base che chiameremo B, non mi fate scrivere base che è troppo difficile, per un numero razionale. Può essere 3 mezzi, 5 quarti, questa roba qua, un numero razionale, cioè un numero che è un rapporto tra due numeri. Ok? Mentre invece la scala temperata, adesso questa, fatemi risparmiare la cosa, temperata, è la base per 2. Elevato a un numero razionale, x dodicesimi. No, questo non sembra 2, vero? Sembra un 1. Madonna santa, questo sembra 2, no? Elevato a x, scusatemi, lo so, mi sono dimenticato la tablet, purtroppo non sono a casa. X dodicesimi, adesso qua fare i dodicesimi sarà particolarmente, aspetta, faccio così, fatto 12, wow, ok. Ora, dove X è l'intervallo, allora qua quello che bisogna capire è che cosa sono queste cose qua. Cioè x è l'intervallo e 12 è il numero di note che c'è all'interno di questo rapporto, cioè di 2, no? Perché? Perché se io per esempio faccio 2 elevato a 12 dodicesimi, cioè l'ottava sopra, no? 12 dodicesimi è 1. Siete d'accordo? Oh, quindi quando io sono arrivato a 12 dodicesimi ho moltiplicato la cosa per 2. Allora, questo adesso questo obbrobrio lo salvo e poi andiamo avanti. Scusi, per dare risultato qua sopra. Vabbè, puoi fare.
2, 3 per 13 dodicesimi, anche sotto puoi fare 2 per meno 11 dodicesimi e vai al Ah, Si, no? Se sei sul Do, vai al Si dell'ottava sotto. Quello funziona sempre, no? Poi lo sistemerò bene, lasciamo bene. Ok, quindi per esempio, adesso vi faccio una domanda. Se io voglio fare un sistema temperato, un sistema temperato, che non si basi sulla relazione d'ottava, ma si basi su una relazione, di quinta, cioè sulla moltiplicazione per 3 piuttosto che per 2, cioè si ripeschi quando... E per esempio lo voglio fare di 15 note invece che di 12. Cosa devo fare? Allora, qual è la mia base? Qual è l'operazione che devo fare? Base per 3, questa la x alla 15, no? Cioè, quindi tu stai dicendo la base è 3 invece che 2 Ah. e il numero di note è 15, ok? Quindi sostanzialmente io per esempio se voglio fare un semitono, no? Un quindicesimo, devo fare per base che è elevato a un su n note. Ok, questa è il semitono sopra il Do centrale e quindi se voglio fare un sistema mi posso mettere le note, le posso mettere dentro un affare che va da 0 sino a n note meno 1, no? E mi faccio la scala che chiamerò scala mia. È fatta sostanzialmente di Do, partiamo sempre da Do, ma potremmo partire da qualsiasi parte, e moltiplicato per la base, che a questo punto deve essere punto punto elevato perché sono tante note, e sono su x fratto n note. E così vi siete fatti il vostro sistema, la scala mia, eccola qua. Eccola qua, una scala di 15 note, no? Che si riprende a una quinta. Vedete che questa è subito sotto la quinta. Se io adesso faccio Do per base, anzi, potremmo fare così, la scala la facciamo che fa il percorso completo, fa le 15 note a partire da 0, quindi le note saranno 16, no? Ed eccola qua. Questo 784 è la quinta sopra. Se io adesso faccio nel sistema temperato, faccio moltiplicato 2 elevato a 12 più 7, 19 dodicesimi, sì, forse se ci mette anche elevato è meglio, no? Non è esattamente identica. Ah, beh, certo, perché io ho preso la quinta ho preso l'ottava e la quinta come moltiplicandola per 3, quindi quella è una quinta naturale, capite? Mentre questa qui è una quinta temperata, no? Allora, quello che potrei fare è dire che cambio la base, no? La base la faccio come una quinta temperata, quindi se io
io faccio la base con una quinta temperata, verrà questa, punto, 2, 19 dodicesimi, ok? Viene esattamente questa e rifaccio tutta la scala in base a questa. Ci siamo, no? Ok. La scala mia è questa. No, aspetta, ho sbagliato tutto. No, perché questa non è 3, questa è 6. Quindi lo devo dividere per 2. Aspettate. No, la base devo farla su 7 dodicesimi, non su 19 dodicesimi. Ok. No, su 7 dodicesimi però mi viene una quinta. No, devo farla su 7 più 12, fa 19. Dunque, aspetta un attimo com'è sta cosa. Allora, questa effettivamente è un'ottava, una quinta. Sì, no, la mia base deve essere non questa, ma deve essere solo questa. Ecco. Deve essere 2,996, non 3. Ok? Adesso, no, scusatemi, mi ero un attimo incartato. E adesso la scala mia è questa. Ok? E questa è una scala temperata che rientra all'interno di una quinta temperata. Vedete che la quinta, la sedicesima nota di questa scala, perché ce ne sono 15 di note in questa scala, è esattamente una quinta temperata. Se avessi voluto fare la quinta naturale, invece di prendere 2,996, che è 2 elevato alla 19 dodicesimi, prendevo 3, proprio 3 secco, e questo avrebbe fatto non una relazione di quinta, che è una relazione precisa, cioè diciamo, la frequenza fondamentale rientra, cioè la frequenza più acuta rientra 3 volte precise nella frequenza fondamentale, e così via. Facciamo un'altra, se volete una scala di 4 note, che si estende su una terza, come fate? Una terza naturale. E si può fare 3 per La base qual è? la base 3, dovrebbe essere 3 la scala naturale. No, perché il rapporto di terza, come... No, 4 è un aspetta, rapporto d'ottava, è 2 5 la quindi. base. No, 2 è il rapporto d'ottava. Perché la terza è 5 quarti, quindi... Sì, perché la base è una frequenza che è 5 volte la mia... Ah, ok, ho Ok? capito. Scusi. Appunto, se volete fare che si estende sopra 2 ottave, no? Fate base 5. Se volete fare una terza che si estende sopra 1 ottava, fate 5 mezzi, no? E se volete fare una scala che sta tutta all'interno proprio di una terza naturale, fate 5 quarti. Però diciamo che facciamo base 5, no? E ci voglio mettere 4 note. Quindi il numero di note com'è? 4. Ed è temperata, eh? Questa la facciamo sempre temperata e la formula è sempre la stessa. Per fare questo io moltiplico, adesso devo ricalcolarmi il numero di note, se no... eccola. Questa è una scala di 4 note che ha uno span di 5, di una terza naturale, no? 5 volte la frequenza. Se io prendo Do e lo moltiplico per 5, ottengo 1308. No? Quindi
Queste quattro note si estendono sopra un range di un'ottava, di due ottave e una terza. Ok? Ok. Ora, vi ripeto, questo, vi sto facendo tutta questa storia perché voi avete nella vostra consegna la possibilità, anzi il dovere, di inventarvi il sistema di segmentazione delle frequenze. Ok? Ora, nel sistema di segmentazione delle frequenze, questa non è la sola cosa importante. Cioè, voi potete scegliere qualsiasi sistema, ok? Ma c'è una faccenda importante che dovete sapere. Voi sapete perché, proprio dal punto di vista fisico, certe frequenze sono più, certi intervalli sono più consonanti e certi intervalli sono più dissonanti? Si fa un rapporto diretto con una serie di armonici. Sì, ma nella serie di armonici, se voi prendete due, per esempio, se voi prendete il primo, cioè la fondamentale e l'undicesimo armonico, sono dissonanti, mentre se prendete la fondamentale e la terza componente sono consonanti. Sapete perché? Cioè, in realtà la verità è che l'intervallo tra la base e l'undicesimo armonico non sono molto consonanti, ma se io ridivido, non sono molto dissonanti, ma se io lo ridivido a metà e quindi lo faccio rientrare all'interno dell'ottava della base, diventa molto più dissonante. Perché questo? Oppure prendete una settima maggiore, cioè prendete scusate, un intervallo di seconda minore. Un intervallo di seconda minore è ricavabile dalla serie degli armonici, però è molto dissonante. Avete un'idea del perché? Questo lo studierete quando purtroppo vi fanno studiare psicoacustica al terzo anno, ma è in realtà è una cosa che vi servirebbe subito. Dunque, sì. Ma per i vacuumi che si creano un certo di due campi armonici che sono vicini uno dall'altro e si crea una dissonanza. Perché due campi armonici che sono vicini sono dissonanti? Perché sto vedendo come ogni nota da sola, no? Come ogni nota ha lo stesso spettro o campo. Se sono vicini uno dall'altro si creano come questi battimenti che sono molto vicino, però si crea questa dissonanza, no? Eh sì, ma ho capito, ma io ti sto chiedendo perché si crea la dissonanza con la vicinanza. Allora, il punto è, quando studierete l'orecchio, vedrete come funziona l'ascolto, cioè come noi ascoltiamo le frequenze varie, e vedrete che sostanzialmente c'è una camera conica dove l'orecchio sostanzialmente fa un'analisi di tutte le frequenze presenti, perché una camera conica ha delle risonanze in diversi punti del cono, e al centro della camera conica c'è una membrana che ha delle
delle terminazioni nervose che si chiamano ciglia, le ciglia nervose, che sono poste a distanza più o meno uguale tra loro. E il problema è che quando due frequenze sono molto vicine, ok, ci sta una distanza critica, che si chiama appunto la banda critica, che è diciamo a metà di un semitono, in cui le ciglia non sanno bene quali si devono attivare, in poche parole. Arrivano segnali discordanti al cervello. E si creano gli abbattimenti così. No, i battimenti sono ancora prima, cioè i battimenti sono. Allora, se voi prendete due oscillatori e li distanziate tra loro, no? All'inizio avete dei battimenti, e poi avete quello che si chiama la roughness. Ok, che è appunto il punto in cui le ciglia non riescono a capire qual è quella che si deve attivare, in poche parole. Ok, e magari se ne attivano due una accanto all'altra, no? E il cervello non sa come interpretare questo segnale se non è come se fosse confuso. Ok, la dissonanza è un po' una ambiguità che il cervello non riesce a risolvere. Capite? E quindi e questo dà il senso di dissonanza. Adesso, se volete, possiamo fare un piccolo esperimento. Lo facciamo direttamente con C-Sound, dato che ci siamo. Questo lo possiamo chiudere, questo qua sopra. Boh, no, forse no, lo teniamo aperto, può servire. Facciamo un piccolo oscillatore. Uno strumento con un piccolo oscillatore. Facciamo i frec start, la frequenza di partenza è P4 e la frequenza finale, i e poi facciamo il nostro oscillatore. Sostanzialmente voi dovete fare una roba del genere, poi, cioè potete fare una roba del genere, e facciamo che sì, no, facciamo che l'oscillatore c'ha una cosa esponenziale che va tra i frec start in P3, va a i frec end, e poi facciamo un kmv linen, no, aspetta, questo lo mettiamo dopo, facciamo prima il nostro oscillatore. Così, ci mettiamo qua kfrac, qua ci mettiamo la forma d'onda, e poi dopo questo lo facciamo andare dentro un coso, un sviluppo d'ampiezza 0.01.
tiro fuori. Out. Out. Tutto chiaro, no? Adesso ci facciamo split un altro file che si chiama, questo come si chiamava? Questo si chiamava dis.org, facciamo dis.sco. Cos'è che vuole? L'altro file lo facciamo che ci mettiamo la forma d'onda. 16.384 10.1, questa è la nostra forma d'onda, una sinusoide, e adesso facciamo due note. Una nota la teniamo, per esempio, la facciamo 440, facciamolo in 10 secondi, lui parte da 440 e rimane a 440, quindi questo non va da nessuna parte. Mentre l'altro lo facciamo che va in 10 secondi, va da 440 aspetta, facciamolo con le pitch class, così viene meglio. Allora, poi aspetta, quindi devo cambiare qua. Ci vado qua con il doppio destra. Uso un convertitore di frequenza CBS PCH. Questo mi dà le classi temperate. HP5, ok, quindi qua posso scrivere, invece che 440 posso scrivere 8.09, che è il La centrale. Questo parte da 8.09 e rimane a 8.09, mentre ce n'è un altro che parte da 8.09 e arriva a 8.10, cioè al Si bemolle, cioè e vedrete che in questo viaggio che dura 10 secondi ci sono vari momenti. Vediamo se lo fa. L'ha fatto, ma è giustamente tutto distorto perché devo dividerla per due. Maestro, comunque noi non la sentiamo. Non mi sentite? Non sentiamo il C-Sound. No, non l'ha ancora fatto. Ho capito, ho detto no. Distorto. No, ho visto che era tutto distorto, ma giustamente, perché qua ho messo 1 e invece devo mettere insomma, qua potremmo mettere anche l'ampiezza, la potremmo mettere amp uguale amp di bfs p6, ok, facciamo tutto in disordine e poi cambiamo qua, ci mettiamo anche l'ampiezza, qua mettiamo meno 12 e meno 12 dB. Ok, quindi qua non dovrebbe essere più distorto. No, peggio mi sento. Perché fa questo scherzo? Cosa ho fatto di male? Amp di BFS, non l'ho messa l'ampiezza, non so come ha potuto funzionare, insomma. Va bene, ok, molto meglio. Adesso è meno 12, siccome sono 2 diventa 0,5 e ci siamo, no? Adesso faccio partire Audacity. E vediamo il risultato della cosa. Ok, qui vedete cosa succede. Questi sono battimenti.
no? Questi li sentiremo come battimenti, cioè il suono che si riduce. Qua ci sono le due frequenze, partono in fase, quindi sono completamente in fase. Il problema è che poi nel cambiare frequenza vanno fuori fase, quindi si annullano, qui sono completamente nulle, poi rientrano in fase e così via. Questo è il normale funzionamento. All'inizio ci sono battimenti. Se lo sentiamo. Qua c'è il cosiddetto, in questo punto qua, diciamo, siamo nella banda critica. È quello che, diciamo, è considerato dissonante. Poi la dissonanza in realtà è un fatto culturale, no? Quindi man mano che ci avviciniamo alla seconda frequenza, naturalmente la seconda minore è considerata dissonante, ma la banda critica è leggermente prima della questa è la parte più dissonante. Ora, il punto qual è? È che generalmente nella musica strumentale, per esempio, la banda critica, la dissonanza dipende anche da quante componenti armoniche si trovano nella banda critica. Per esempio, se io adesso qui questa cosa qua, questo scherzo, lo facessi non tanto con un'onda sinusoidale, ma la facessi con un'onda che ha più componenti armoniche, quindi ci saranno più componenti che si troveranno in banda critica tra loro, vedrete che la dissonanza sale. Facciamo con un dente di sega, quindi facciamo così, metto più componenti armoniche, C5, 0.2, 0.1 sesto, 666, 0.1 settimo, non me lo ricordo più quant'è, vabbè, insomma, diciamo che va bene già così. Adesso vediamo che, ecco, questa è l'onda risultante, no? E adesso vedete che qua la storia cambia, questa è la forma d'onda, è una roba di questo tipo, no? È un dente di sega. Ok, e quindi realtà man mano che si va lo spazio dell'orecchio non è esattamente esponenziale come si vorrebbe, quindi man mano che si va verso l'alto la dissonanza è minore. È per questo che, per esempio, se provate a fare appunto, di solito le frequenze, le dissonanze, per esempio, in un passo orchestrale si possono sottolineare oppure si possono diminuire, si possono alleviare cambiando il registro, cioè si possono mandare al registro acuto oppure al registro grave e questo corrisponderà nel alleviare le dissonanze oppure sottolinearle. Ok? Quindi ecco, questo vi sto dicendo tutto questo perché quando voi farete il vostro sistema dovete pensare bene dove si trovano gli intervalli consonanti e dove si trovano quelli dissonanti. Per voi è più facile
rispetto al sistema che scegliete, e vi ripeto, non voglio un sistema con ottave, quindi dovete decidere di fare un sistema diverso. Potete fare un sistema non temperato, cioè, per quel che mi riguarda, potete anche scegliere le frequenze a caso, cioè in maniera totalmente randomica, no? All'interno di un certo intervallo, e poi replicare con lo stesso modulo, no? Con lo stesso intervallo, replicare le frequenze. Cioè, potete veramente decidere come volete, ma una volta che avete deciso come è fatto il sistema, e dovete capire e elaborare una grammatica di quel sistema. Capite quello che voglio dire? Cioè, per esempio, se io prendo il sistema temperato che abbiamo noi, il sistema temperato a 12 note, no? Esistono delle polarità particolari di queste note. Le note che sono molto vicine a intervalli, a intervalli semplici, cioè a rapporti razionali semplici, sono le note. Questo è un sistema gerarchico in cui le note più importanti sono le note che sono più vicine a intervalli semplici, la terza e la quinta, che guarda caso sono la triade dell'accordo maggiore, ok? Non è guarda caso, è per questo motivo qua che sono la triade dell'accordo maggiore, perché sono gli intervalli più semplici dal punto di vista di rapporti. Poi ci sono delle note che appunto sono più lontane, però bisogna vedere, perché certe note sono intervalli semplici, come abbiamo visto la quarta è un intervallo semplice che parte se si prende la nota superiore come l'intervallo, per scegliere l'intervallo, perché la quarta è 4/3, quindi è sostanzialmente la quarta si ricava dal sol al do e non dal do la quinta si ricava dal do al sol, mentre la quarta si ricava dal sol al do ed è sempre un intervallo semplice. Però per esempio la quarta non è un caso che la quarta diciamo nella musica così dell'epoca di Palestrina, eccetera, eccetera, la quarta fosse considerata dissonante, cosa che per noi non è per niente dissonante, no? Quella è una dissonanza di tipo culturale, ok? Allora, il punto è che riuscire a elaborare una grammatica di queste note vi permette di capire come costruire tensione e distensione e come costruire le risoluzioni. Ci sono tutta una serie di regole, per esempio nell'armonia tonale, no? Di come si risolve la sensibile si risolve verso l'alto, la dominante si risolve verso il basso, eccetera, eccetera, e che sono legate al fatto di dove si risolve questa tensione che è legata alle bande critiche che vengono messe in funzione, capite? Nel sistema percettivo. Quindi quando inventate, sì, prego. Che io ho questa domanda, per esempio, se no è possibile utilizzare la scala temperata, certo, però non è possibile No, come in questo esercizio è possibile usare il temperamento, ma non la scala temperata Ah, convenzionale. ok, perché l'ottava è le 12 note, quindi questo no. Sì, quindi Ok. dovete trovare un altro intervallo, ok? Sceglietelo con cura e un altro sistema di note. Questo ovviamente saranno artificiali, eh? Cioè, sarà un sistema di intonazione artificiale, ma
provate a fare varie ipotesi, no? Vi fate i conti e vedete, per esempio, prendete gli intervalli naturali, no? Cioè, è possibile che, per esempio, se prendete un sistema, diciamo, temperato, a parte che non è obbligatorio, ma se prendete un sistema temperato che si basa sulla terza e mettete dentro 14 note, 15 note, 16 note dentro questo intervallo di terza, cioè dentro questo intervallo di un'ottava e una terza invece che una terza, e è possibile che ci sia, per esempio, una nota che è molto vicina all'ottava, cioè molto vicina al rapporto 2 a 1, ok? Quella nota, che voi vogliate o no, sarà molto importante nel vostro sistema. Capite quello che voglio dire? Perché quella Sì. è molto vicina all'ottava, quindi non è che si può evitare. Allora, o scegliete un sistema che evita questo tipo di cose qua, ma non è detto che, per esempio, le note siano tutte contigue, no? Potete fare un sistema in cui prendete e la nota che sta vicino all'ottava la eliminate. È possibile, non è proibito. Capite quello che voglio dire? Cioè, non devono essere tutte a intervalli regolari. Però è chiaro che se fate una cosa di questo genere, per esempio, non potete, tra virgolette, modulare. Cioè, il punto di partenza dovrà essere sempre compatibile con questa mancanza di queste note. Capite quello che voglio dire? Sì. Cioè, dovete stare attenti che nei calcoli non vi escano fuori delle note che non sono nel vostro sistema. Sì. Sì, ma Puoi per parlare in ok. spagnolo se vuoi, lo capisco. Sì. No, ma adesso noi dobbiamo scegliere quelle, per esempio, 14 note o frequenze, e saranno queste 14 note sul tutto il pezzo, non glissando o non degli altri Ah, glissando potete glissare, non per ho detto di no. calcolo. Ok. Cioè, potete muovere, fare accocciate. Attenzione, potete scegliere, per esempio, meno di 12 note. Cioè, questo dipende da voi. Potete fare un sistema, diciamo, per esempio, l'equivalente di una scala pentatonica in un sistema, tonale. Una scala pentatonica è una scala che non ha, che ha 5 note, non ha tutte le note del sistema, della scala cromatica, no? Tipicamente è do, re, mi, sol, la, no? E per esempio si usa molto spesso per suonare cinese o giapponese, no? Perché loro hanno molto questo tipo di cose qua. E però è un sistema che, per esempio, non ha i meccanismi di soluzione che abbiamo noi. Cioè, no, non possiamo, no, no, è difficile cadenzare con questo sistema perché non c'ha le sensibili, no? Un altro sistema che, per esempio, gli impressionisti usavano sempre sono le scale esatonali, no? Cioè, sono le scale simmetriche, do, re, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis, e poi do, re, mi, e sono scale di 6 note, e ne esistono due, cioè do, re, mi, fa diesis, sol diesis, oppure do diesis, re diesis, fa, sol, la, si, no? E l'insieme di queste due fa lo spazio cromatico e così via. Cioè potete, per esempio, suddividere, cioè per fare un, diciamo,
diciamo un effetto scala esatonale, suddividere lo spazio, cioè qual è la cosa della scala esatonale? Anche questa non c'ha sensibili, no? Perché sono tutti toni interi, quindi non ha sensibili, e però ha delle componenti, non ha per esempio intervalli semplicissimi a parte la terza. Perché poi c'è il sol diesis, cioè se partite da do c'è il sol diesis, quindi c'è la quinta aumentata, che non è un intervallo semplicissimo, e così via. Cioè, sono tutte cose sulle quali dovete fare delle considerazioni. Ok? Sì. Sì, Sì, tutto chiaro. sì, sì. Sheila, quando tu dici io scelgo un sistema di note e non posso uscire da questo sistema, attenzione, il sistema di note può essere infinito verso l'alto e verso il basso, nel senso che tu puoi decidere di fare 14 note che si ripetono che sono all'interno di una quinta, no? E poi la quinta sopra saranno queste 14, di nuovo lo stesso sistema riportato una quinta sopra, cioè scusami, cosa ho detto? Una quinta, una terza, insomma, potete fare come volete, ma potete estendere il sistema al di fuori della base, no? Come si estende il sistema cromatico al di fuori dell'ottava. Ah, ma certo, perché questo sarà un canon, no? Quindi. Beh, sì, quindi dovete decidere quello che è la sì, che è il vostro insieme tematico, e quindi appunto i canoni generalmente non si ripetono sulle stesse note, generalmente partono, cioè appunto la bravura del compositore, del contrappuntista canonico consiste nel fare in modo che la melodia che viene espressa una prima volta si ripete poi insieme alla melodia, però ha un intervallo diverso e non viola le regole del sistema in cui si trova. Capite? Ok, cioè, quindi è per quello che anche dobbiamo pensare sulle disonanze, le consonanze. Certo, io Bene. vi propongo di studiarvi dei sistemi di intonazione confrontandoli con i rapporti semplici, cioè vedere se per esempio in un certo sistema le frequenze che tirate fuori sono vicine a qualche frequenza che è una frequenza notevole del sistema percettivo, no, non del sistema culturale in cui vi trovate, capito? Perché poi in tutto questo c'entra anche la cultura, ovviamente. Dopo un po' vi abituate ad ascoltare certe cose, e per cui, per esempio, appunto, cose che erano considerate dissonanze una volta, per noi non sono dissonanze. No, addirittura nell'impressionismo le quarte erano un elemento fondamentale di costruzione del sistema armonico. Capite? Abbiamo detto che devono essere tre voci. Sì. Tre voci in canone rigoroso, cioè i canoni rigorosi sono quelli dove non si sgarra, cioè le voci si devono replicare identiche, se no ci sono canoni più liberi in cui per esempio due voci sono in canone e una terza è invece per esempio un basso libero. Però in compenso quello che potete fare è variare il tactus di queste voci, cioè per esempio fare canone in aumentazione. Canone in aumentazione
la prima voce si muove con un certo tactus e la voce di solito quella inferiore si muove a metà tempo, no? Raddoppiando la durata delle note e così via. Ah, interessante. Quindi potremmo fare ad esempio una baseline più lenta e più calma e arrivare all'high end con qualcosa di più veloce, più... Sempre, guarda, Leonardo, la prossima volta che dici high-end, cioè la parte acuta, sì, la voce acuta può essere più veloce, la voce, ma per esempio anche come gestite, ascoltatevi un po' di canoni, anche relativamente recenti, perché l'invenzione è notevole, cioè le quantità di invenzioni che si possono fare sono tante. Dovete decidere con che voce partire. Mettiamo conto, diciamo che tre voci facciamo tenore, soprano e basso. Adesso per usare un gergo vocale, no? Una superiore, una intermedia e una inferiore. Con quale partite? E così via. Ok? Dovete prendere un sacco di decisioni. E quello che vi chiedo è per sabato prossimo è di avercele, cioè di disegnarvele queste, cioè di progettarle queste cose, ok? Prima di fare alcunché. Naturalmente cominciate già a fare perché sennò non ce la fate per il sabato successivo, ma sabato prossimo mi mandate i vostri progetti così possiamo discuterli. Ok? Possiamo provare a indovinare quali saranno i potenziali problemi, le cose da cui stare attenti, eccetera, eccetera. Siamo Ok. d'accordo? Benissimo. Perfetto. Sì. Vi piace Va questo bene. esercizio? Sì, è una bella idea. Questo... Aspetta, volevo chiederle, farle una Sì, domanda. prego, prego. Volendo, se fossi abbastanza matto, potrebbe fare un canone dodecafonico? Cosa significa dodecafonico? Cioè, con lo stile della dodecafonia del Novecento. Cioè, elaborando un sistema... È un'ipotesi, non è... Beh, allora, no, parliamone. È interessante come domanda. Secondo te cosa vuol dire dodecafonico in questo ambito qui? Cioè, se io ti dico, ok, come restrizione è che non puoi usare la relazione d'ottava e non puoi usare le 12 note. Quindi devi scegliere il tuo sistema frequenziale, Esatto, sì. ok? E poi su questo costruisci una... Adesso non sarà più dodecafonico, sarà Dodecafonia, però comunque è sempre una sequenza. quattordecafonico, comunque seriale, ecco, diciamo Sì, seriale così seriale, almeno, seriale. giusto? Cosa significa seriale? Sequenziale, diciamo, una sequenza di note che posso utilizzare Vabbè, ma per... voglio dire, in che si differenza dal canone di Marianne, il quale sarà strettamente tonale? Questo, se No, sì, diciamo... era più che altro un'ipotesi per capire se fosse un'idea No, 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 stupida. ma è giusto fare l'ipotesi, però voglio capire qual è la differenza una volta che voi scegliete un vostro sistema, no? Sì, no, non c'è differenza, era una domanda. Cioè, No, non è secondo vero, c'è la differenza c'è, ve la me... Ah. chiedo. Cioè, secondo me la differenza è che magari farlo nello stile sequenziale della dodecafonia è che è più matematico e più pensato a priori rispetto a quello tonale, mentre quello tonale Perché è più... pensate che invece non, cioè vedrete quanto, no, non è matematica, questa è aritmetica dal mercato. Se non siete capaci di fare questa aritmetica qua, non andate al mercato che ve fregano sul resto.
Quindi voglio dire, se avete dei problemi, questa è proprio aritmetica di bassa lega. Ora, il punto è, però, oltre a scegliere le scale, eccetera, eccetera, il lavoro che vi ho detto, guardate che se scegliete un'altra scala, eccetera, eccetera, dovete andare a guardare quali sono gli intervalli che cascano vicino a punti notevoli dello spazio frequenziale, no? Perché quelli, cioè una quinta, suonerà sempre come una quinta. Allora, se una quinta viene fuori da un sistema di 30 note all'interno di una settima maggiore, che può capitare che esca fuori un intervallo che sta vicino a una quinta, quell'intervallo sarà molto importante in una situazione appunto tonale. Le regole della dodecafonia sono poco conosciute del serialismo, ma perché si legge sempre questo aspetto mitologico, poi che non esiste veramente, della matematica della dodecafonia. Ma una delle regole fondamentali sulle quali calcava molto Schoenberg è che non basta scegliere una serie all'interno di un sistema temperato, ma all'interno di questa serie, cioè la serie dodecafonica, deve essere fatta in modo da non replicare moduli tonali. Cioè, per esempio, io non posso fare, cioè non posso, aspetta un attimo, poi dopo ne parliamo, ma non posso mettere in una serie Do, Mi, Sol, Re, Fa, La, che pure sono seriali, no? Perché Cioè, rimandano a una no, tonalità, insomma. perché sono, cioè, uno l'accordo di tonica e l'altro l'accordo di sottodominante. Cioè, quindi voglio dire, se faccio una cosa del genere, sto implicando una tonalità all'interno di un sistema dodecafonico. Quindi, improvvisamente, il sistema dodecafonico, che cosa mi dice? Cosa vuole raggiungere? Vuole raggiungere un'equivalenza diciamo, l'importanza delle note. Quindi vuole evitare tutte le concentrazioni di importanza, no? Attorno all'atomica, intorno alla dominante, intorno alla sottodominante, no? Quindi per Schoenberg questa cosa qua non è. Notare, Berg fa spesso e volentieri proprio questo, cioè elabora delle serie che sono ambigue, che non ti permettono di veramente definire. A Berg piaceva molto questa ambiguità della dodecafonia in un sistema temperato, eccetera, eccetera. Quindi quello che per Schoenberg era una regola. Berg lo deve aver fatto diventare matto Schoenberg, perché appunto gli scassava sempre le uova nel paniere, no? Schoenberg aveva proprio anche una predisposizione per la teorizzazione. Infatti, no, cioè veramente la dodecafonia all'epoca di Schoenberg era già stata applicata da vari altri compositori, non ultimo Charles Ives e Auer, per esempio, che è un altro compositore sconosciuto ma che ha usato la dodecafonia prima di Schoenberg. Il problema è che non l'ha mai teorizzata, cioè non riusciva a coglierne la portata teorica, cosa che invece Schoenberg è riuscito a fare. Per cui l'importanza di Schoenberg è questa. Ma pensa un po' che appunto Schoenberg si ritrova uno studente di un livello stratosferico come quello di Alban Berg, il quale prende le regole e gliele fa a pezzettini, no? Producendo però delle cose estremamente significative, perché il problema grosso è
appunto essere molto coscienti di tutte le regole che prendi e di quelle che trasgredisci per raggiungere un risultato espressivo. Capisci? Quindi quando tu mi chiedi, ma posso Certo. io fare un discorso, diciamo, seriale con questa cosa? Sì, lo puoi benissimo fare, ma dobbiamo intenderci su, anzi, probabilmente tutti voi lo farete inevitabilmente, no? Beh, sì, certo. Alla fine saremo portati comunque a farlo. Beh, non è detto, per esempio, voi potreste benissimo elaborare un sistema di note, non è mica che i pezzi, un pezzo di musica usa tutte le note di una scala cromatica, ne usa solo alcune. Quindi c'è una scelta all'interno del sistema, c'è una scelta delle note che si possono, che si usano, no? Oppure, come in un caso seriale, dici no, io elaboro una serie e le uso tutte queste note, perché il serialismo, diciamo, richiederebbe questo, che tu all'interno del sistema usi, saturi il sistema con le note che ha. Ok? Ora, però appunto ci sono delle regole del serialismo che vanno al di là di questo, cioè li usi tutti evitando per esempio i luoghi notevoli, no? Evitando le quinte, le ottave, questo tipo di cose qua. Capisci? Quindi mi va benissimo che usiate un sistema seriale di composizione, se però cioè, quello che voglio vedere è una coscienza di quello che fate. No, Se sì, infatti no, la mia va domanda. benissimo nell'elaborare, per esempio, che in questo caso è forse più difficile, elaborare una forma di tonalità del sistema. In fondo, elaborare un discorso seriale è quasi più semplice. Sì, perché lavori con la tonalità, quindi in realtà, molto, tolta la serialità, è più semplice perché non lavori con tutto ciò che è tonale. Quindi No, ma appunto, comunque. se uno prende un sistema e fa appunto, si basa su un certo intervallo per elaborare il suo universo, no? E lo riempie di un certo numero di note che sono disposte in un certo modo, a quel punto usarle tutte può essere anche più semplice del dire ok, quali sono le note importanti in questo sistema, quali sono le note dissonanti e le note consonanti, come faccio a fare le risoluzioni, ok, di queste note, eccetera, eccetera. Notare, nell'impedirvi di usare 12 note e di usare la relazione d'ottava, vi sto dando anche tutta la libertà possibile. Voi potreste prendere un sistema che è fatto comunque non con la relazione d'ottava, non con le 12 note, ma in cui potreste avere tre note che sono molto vicine, poi altre tre che sono da un'altra parte, c'è un buco in mezzo e cose di questo tipo. Cioè, non è che le regole. Non vi ho chiesto di usare per forza il temperamento, no? E non vi ho chiesto nemmeno di usare un sistema saturo, cioè in cui tutte le possibilità sono utilizzate. Ok? No, tanto per chiarirci su quella che è la consegna. Va bene? Va bene. Sì. Buon lavoro ragazzi. Ah, a proposito, scusatemi, avete visto la mail che ho mandato che riguarda l'informatica di base? Sì, dal 2 febbraio, se non mi Dal 2 sbaglio, febbraio, giusto? non è domani, è dal martedì prossimo, quello dopo. Sì. Allora, Io avevo... questo corso per Scusi. voi è obbligatorio, nel senso che se non lo fate vi mangio vivi.
perché praticamente lo faccio per voi, per quelli del secondo anno e per alcuni studenti del biennio che hanno delle grosse problematiche, ok? Per cui ci tengo che voi Ok. lo seguiate. Ah, e quello sarà con Lily Pond, no? No, 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 Hanno è quello un'altra sarà cosa. con qualsiasi cosa, cioè quello, Ok. Ok, va bene. intanto capiremo che i computer non sono dei tostapani e nemmeno delle lavatrici. Mamma mia. In realtà non è vero, i tostapani e le lavatrici adesso sono dei computer, però non si possono usare per fare musica, mentre invece quelli che usiamo noi. E non è vero nemmeno questo, c'è chi fa musica con le lavatrici, anche va bene. Ok, Io no, avevo c'avevo una domanda. un'ultima domanda proprio per la consegna relativa agli strumenti, no? Allora, se io volessi ad esempio, ora prendo un pezzo casuale, non faccio a caso l'arrangiamento perché va ancora fatto, se io volessi prendere, questa non è una sinusoide, però ci sarà una sinusoide, elaborarla in modo tridimensionale, in modo che abbia delle automazioni e cambi completamente forma, tipo... Aspetti, ora abbasso un Non po'. voglio che cambi forma, Leonardo. Tipo una roba del Non genere. Un la continuo, sento. una... No, vabbè, no, non deve sentire, però deve vedere l'immagine No, dell'onda. non va bene. Non va bene, Leonardo, non Va va bene. Devi usare sinusoidi. Si possono muovere le sinusoidi, ma bene. non puoi uscire da lì. È Ok. Ok, va bene. fatta apposta. Ok. Devi Sarà difficile. confrontarti con roba semplice, perché quello è molto più difficile. È vero, è vero. A far casino ci vuole poco. Eh già. Scusami, ma è così. No, me lo diceva anche sempre il mio vecchio insegnante di chitarra quando dicevo, ma mettiamo la distorsione, queste cose qua. A far casino ci vuole poco. Con Sì. l'acustica è più difficile. Certo, Sono aveva finito con ragione. fare punk, però Lo so, ma qui vogliamo andare oltre e per andare oltre bisogna superare questa cosa. Ok? ok, perfetto. Va Grazie bene, arrivederci, arrivederci mille. Grazie, a tutti. arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie, Buonasera. buonasera.